Massimo Vacchetto, capitano della Nocciola e Marchisio Cortemiglia. Beh, quello che è successo l'abbiamo visto nella diretta, tra l'altro seguitissimo questa sera, c'erano tanti a seguire questo incontro. Del resto Bruno Campagno e Massimo Vacchetto richiamano sempre molto, molto pubblico. Intanto cosa è successo? Cosa ti è successo? Ma sono contento della diretta e del numeroso pubblico, anche è stato molto bello riuscire a giocare con il pubblico in campo presente. Siamo partiti molto tesi e poi credevo di aver avuto un problemino di crampo, poi invece diciamo che è stato qualcosa di un po' più difficile da capire. Adesso faremo qualche accertamento per cercare di vedere cosa è successo. Spero niente di grave, sono ottimista e chiedo scusa a tutto il pubblico presente e anche quello online per l'inconveniente. Mi dispiace molto e spero di riuscire a ripagarli in una prossima partita. Beh, lo spettacolo comunque c'è stato fino a quel momento lì, il pubblico si stava divertendo ed è stata una bella serata di sport, come hai detto tu, piena di novità. Ma intanto la novità della tua maglia, la novità dell'apertura del Mermet, dei tifosi, insomma, una serata bella, purtroppo rovinata, ma passami il termine, per te, soprattutto per questo infortunio che speriamo non sia nulla di grave. Io ti ringrazio, se vuoi aggiungere qualcosa. No, ti ringrazio io e appunto ringrazio di nuovo ancora tutti i miei compagni di squadra, la società. Mi spiace davvero tanto per loro in questo campo qui, il ritorno al Mermet. Purtroppo stavamo anche gestendo la partita molto bene, potevamo forse essere un gioco in più in vantaggio al riposo, ma comunque se non erro eravamo 6-4 con la possibilità di portarci 7 e purtroppo è stato inaspettato e non possiamo fare altro che prenderne atto, cercare di capire il perché. E nulla, ritornare a giocare come stavamo facendo finché siamo rimasti tutti in campo. Bene, ti aspettiamo presto. E sono molto contento per Ale, che è comunque riuscito a tirare due pugni contro un campione come Campagno e nonostante la tensione e l'essere freddo, comunque per il poco che ho visto non ha sfigurato, quindi complimenti a lui e spero che sia di buon auspicio. Nonostante i falli di piede fischiati dall'arbitro, che vabbè. Ma su questo se passava è giusto che fischiasse fallo. Si deve dire così. Bravo, grazie. Bruno Campagno, capitano della Pallapugno Albesa, terzo punto, vittoria questa sera direi particolarmente sofferta. Sarebbe arrivato lo stesso se Massimo Vacchetto stava in campo fino alla fine? Non penso, perché mi sembra che abbia ancora mezza marcia in più rispetto a quello che stiamo giocando noi, soprattutto nei miei diretti confronti. È stata una partita dura, perché poi tra lui infortunato e pubblico che comunque rumoreggiava perché gli dispiaceva della partita, gli dispiaceva dell'infortunio eccetera, è sempre difficile giocare in questi momenti. Fortunatamente poi è andata bene. Chi meglio di me può capire Massimo in questo momento, perché ho avuto tanti infortuni durante la carriera e soprattutto durante partite così belle, diciamo. E quindi mi dispiace sia finita così, sono contento per il punto, ma è un punto che per il momento non conta così tanto e non vedo l'ora di risfidarlo e vedere se ho raggiunto il suo livello o meno. Questa sera comunque era una grande festa per la riapertura del Mermet con questa operazione di restyling che è ancora in corso, ricordiamolo, e è una festa perché è tornato il pubblico anche se ridotto come numero. Che emozioni hai avuto? Sì, sicuramente è stato particolare riavere il pubblico sugli spalti. Abbiamo lavorato tanto, parlo come società, per i lavori che abbiamo fatto col Mermet. Voglio ringraziare anche la fondazione con tutti i loro partecipanti, perché si sono dati da fare, si sono rimboccati le maniche, hanno trasformato questa arena della Pallapugno, teatro della Pallapugno, in un posto ancora più bello in centro d'Alba, e quindi speriamo che ci siano delle battaglie spettacolari da far vedere alle persone.